Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Etna, fontane di lava, forti boati e una nube di cenere alta chilometri che si è riversata a Catania e in altri centri pedemontani. Mattinata infernale all'aeroporto Fontana Rossa, fra voli cancellati e dirottati. Covid, casi in aumento in Sicilia, ma la malattia non fa più paura. Poche le persone ricoverate in ospedale, anziani e persone fragili i più a rischio. Rifiuti, funziona a singhiozzo la discarica di Bellolampo, nuovi roghi di spazzatura a Palermo e quartieri invasi dai rifiuti. Crisi idrica, situazione sempre più insostenibile a Caltanissette e Agrigento con i cittadini in rivolta. Nella Valle dei Templi, lettera aperta al Presidente della Repubblica. Biancavilla, svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Andolfi, arrestato per omicidio aggravato un 46enne. L'uccisione al culmine di una lite per contrasti legati al pascolo di terreni confinanti. Messina, caos di auto per la chiusura dello svincolo Boccetta, traffico in centro cittadino e lunghe code. Calciomercato, Blin e Pierozzi, altri due rinforzi per il Palermo. Resta incerto il futuro di Brunori, rosanero. Alza i ritmi il Catania nel ritiro di Assisi, Carpani. C'è da lavorare molto, ma sensazioni sono positive. Bentrovati. Fontane di lava, boati e nube di cenere alta chilometri. L'Etna torna protagonista con un'eruzione esplosa nella notte. La cenere si è riversata anche su Catania, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Roberta Lunghi. Anche ieri dal tardo pomeriggio c'è stato un incremento dell'attività eruttiva stromboliana al cratere della voragine che poi gradualmente, in maniera anche molto lenta, si è intensificata nel corso della notte per arrivare poi nelle prime ore del mattino a culminare in quello che è questo evento parossistico di fontane di lava. Dunque ci risiamo, l'Etna si riprende la scena con un'eruzione che da una parte è spettacolo puro per l'imponenza delle fontane di lava e il rumoreggiare dei boati e dall'altra è preoccupazione, disagio, nube di cenere alta chilometri con ricaduta come se fosse pioggia, direzione sud-est verso la città di Catania, già ricoperta. I monitor di osservazione dell'INGV di Catania parlano chiaro e raccontano di un fenomeno catalogato come F2. Per i vulcanologi significa un evento di massimo rilievo. In questa singola schermata praticamente si nasconde un box, una scatola con una miriade di dati. Qual è la funzione? A secondo della variazione di certi livelli, di certe soglie, il sistema scatta per indicare che sta avvenendo l'accadimento del fenomeno eruttivo che stiamo osservando. Al momento siamo sull'LF2, che è relativo all'accadimento della fontana di lava. Se la Gestar continua ad essere il cratere voragine, in questa eruzione si aggiunge una coprotagonista che si risveglia. Il risveglio è del cratere di nord-est. Dopo anni e anni che stava in una condizione silente, si è risvegliato per rientrare da questa condizione di sonnolenza e ha alimentato un'attività modesta, espromboliana, intracraterica e anche delle emissioni di cenere. Domani potrebbe, anzi fra un'ora potrebbe interrompersi tutto? Assolutamente, come la tipicità di queste fenomenologie delle fontane di lava, i fenomeni accadono per ore e poi si esauriscono, entrano in stasi, ma nulla esclude, ormai l'Etna ci ha abituato, che potrebbe riprendere un'altra fenomenologia. Mattinata infernale all'aeroporto per la ricaduta di cenere, cancellati tutti i voli in arrivo e in partenza alla Fontana Rossa e le strade sono di nuovo annerite. Tonino De Mano. Piove sul bagnato, in questo caso piove cenere su cenere. È un altro risveglio nero per Catania, ricoperta dalla sabbia vulcanica caduta copiosa fino a tarda mattinata. Strade, marciapiedi, terrazze, balconi si ritrovano sotto tonnellate di cenere, rendendo pericolosa la circolazione e il transito dei pedoni. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna, la SAC, la società che gestisce l'aeroporto, ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3, sospendendo tutti i voli. In corso l'unità di crisi, che sta valutando l'evolversi della situazione e facendo il punto sullo stato d'avanzamento dello spazzamento delle piste. La sospensione ha comunque comportato cancellazioni e dirottamenti su altri scali, in particolare su Palermo. Contestualmente la SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea di riferimento. Scene già viste a Fontana Rossa, dove molti sono stati costretti a rivedere i programmi. Che eravamo già saliti sull'aeromobile, ma ci hanno comunicato che c'era questo problema con la cenere dell'Etna, per cui siamo scesi e quindi siamo ancora qui. Qui non
non sappiamo quale sarà il nostro destino. Io ero diretto a Milano al concerto di Travis Scott all'ippodromo di San Siro e purtroppo ci hanno fatto scendere dall'aereo. C'è chi, grazie alla cancellazione del volo, può prolungare il soggiorno in Sicilia e quasi quasi ringrazia per lo scherzo della natura. Buonissimo giorno! Perché no? Un giorno in più in Sicilia, no? Con questo giorno supplementare cosa si fa? Ma si vanno a mangiare due arancini, un po' di granita. Ci ho fatto questo scherzo regalo. Tutto da rifare o quasi per la pulizia delle strade, resa complicata anche dalle auto in sosta. Un insolito trantino munito di megafono richiama tutti alla collaborazione. La zona via Bertomaglio, via San Giorgio, di spostare le auto, perché altrimenti saranno rimosse per effettuare il servizio di pulizia dalla cenere. Vi chiediamo di collaborare anche nel vostro interesse, grazie. Il piano straordinario di pulizia, che doveva concludersi in 20 giorni, si allungherà ancora, per quanto lo stabilirà l'Etna. E in questa estate calda e piena di insidie e di problematiche si sta registrando anche una recrudescenza dei casi Covid. Sono in aumento, ma la malattia ormai non fa più paura. Una preoccupazione in più può esserci solo per le persone fragili e per gli anziani. Sentiamo il servizio di Roberta Lunghi. L'ultima variante è KP3, che è sempre Omicron, ed è una variante che in qualche modo ha dimostrato di avere una capacità di sfuggire al sistema immunitario, ancora una volta, e anche alle vaccinazioni. Si trasforma, non fa più paura, crea solo pochi casi da ospedalizzare per le cure, ma il Covid è sempre tra noi. Stiamo registrando un incremento importante di casi, tra l'altro su una popolazione, come dire, trasversale, quindi non soltanto i fragili ma anche i giovani. L'abitudine al tampone è scemata, ma quando è il caso di effettuare un test alla presenza di sintomi? Quando c'è una sintomatologia delle prime vie aeree, cioè raffreddore, mal di gola, rinorrea e una lieve febbre, febbricola con qualche colpo di tosse, in questi casi fare il tampone è cosa giusta, corretta, e naturalmente a quel punto bisogna poi valutare le caratteristiche del paziente e le sue comorbidità per iniziare eventualmente una terapia precoce. Non ci sono più restrizioni ufficiali, ma le regole di opportunità per comportamento e terapia restano. Il paziente positivo che ha le comorbidità o è un grande anziano è opportuno che faccia la terapia precoce con l'ultimo dei farmaci oggi disponibili, che è il Paxlovid. In questo modo si riesce entro i 5 giorni ad avere un risultato straordinario. Per i giovani invece semplicemente indossare la mascherina, stare a casa e evitare il contatto con i nonni, che sono quelli che maggiormente possono avere degli effetti negativi del virus. E a Palermo è sempre emergenza rifiuti. Dopo il guasto per una manomissione della discarica di Bello Lampo, in città tornano i roghi e i quartieri sono invasi dall'immondizia. Marco Gulla. Una città come Palermo non merita questo tipo di gestione dei rifiuti. È una delle grandi città con la peggiore percentuale di raccolta differenziata. Si parla del 15%, quindi bisognerà migliorare. Questa dichiarazione del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti illeciti non fa che evidenziare ulteriormente l'emergenza, ormai atavica, del capoluogo siciliano. Tra i guasti e le manomissioni della discarica di Bello Lampo e i consueti problemi della RAP, la città si ritrova nuovamente affogata dai rifiuti. L'impianto di Bello Lampo funziona a singhiozzo con i tritovagliatori sabotati. Questa è la periferia sud di Palermo. Una distesa di rifiuti invade strade e marciapiedi, l'immondizia che diventa parte strutturale della zona. La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere roghi in alcune zone della periferia. Gli incendi al villaggio Santa Rosalia, in via Crisafulli, al CEP, in via Barisano da Trani, in viale Michelangelo, in viale Decollati, nella zona di Vioreto. L'assessore all'ambiente Pietro Alongi ha detto che l'impianto di Bello Lampo tornerà a regime giovedì prossimo. Ed esplode la rabbia dei siciliani dell'area centrale dell'isola, senza acqua da diversi giorni, situazioni insostenibili a Caltanissetta, dove i cittadini hanno organizzato un sit-in di protesta, e ad Agrigento, dove l'acqua si perde in strada invece di arrivare nelle case. Maglio Viola.
Da crisi idrica per siccità severa a rischio vero e proprio di desertificazione, e non soltanto per questioni atmosferiche, ma per incuria e malgoverno. Scatta la protesta nella Sicilia centrale, colpita più di ogni altra zona da una crisi idrica che non ha precedenti, neanche negli anni della grande sete in quel territorio. Acqua che si perde a fiotti senza che nessuno intervenga alla Rupe Atenea di Agrigento, perdite dalle condotte in tutta la provincia e il prezioso liquido che scorre lungo le strade invece di arrivare nelle case. Una situazione devastante. Quelle che si vive in Sicilia. Da Agrigento, dove l'acqua si butta in strada, parte una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Signor Presidente, ad Agrigento l'acqua viene ormai distribuita con turni di 23, 24, 25 giorni, con erogazioni di 1 o 2 ore, assolutamente insufficienti per i nostri fabbisogni. Non possiamo più accettare una situazione del genere. Ma non si può parlare, secondo i cittadini, di emergenza, piuttosto di malgoverno del territorio e di mercificazione ingiusta. Siamo convinti che il vero problema si annida nella gestione delle risorse. Acquedotti, serbatoi, tubazioni, divenute da tempo oggetto di mercificazione e strumentalizzazione politica. Non va meglio a Caltanissetta, dove è partita dai social dalla protesta spontanea. Tutto inizia sulla pagina Facebook Caltanissetta 4.01, dove i cittadini hanno postato a raffica le loro proteste, fino a che il giornalista Sergio Cirlinci, che gestisce la pagina, non li ha raccolti, organizzando un sit-in al quale si sono presentati in centinaia. All'urlo vogliamo l'acqua, e siamo soltanto a luglio, sottolinea qualcuno. Svolta nelle indagini sull'omicidio del ventenne di Biancavilla, è stato arrestato per omicidio aggravato un 46enne che ha sparato al culmine dell'ennesima lite per contrasti legati al pascolo di terreni confinanti. Giusy Lazzara. L'arresto è scattato il giorno dopo l'omicidio, il 20 luglio. Venerdì sera Antonio Andolfi, 20 anni, viene fulminato da colpi di pistola. Sabato sera i carabinieri di Biancavilla fermano Salvatore Sant'Angelo, con precedenti penali per omicidio aggravato. Ricostruita anche la dinamica dell'agguato avvenuto tra Centuripe e Biancavilla. Dopo l'ennesima lite fra i due è iniziato l'inseguimento di Sant'Angelo a bordo della propria auto e il giovane che viaggiava su un furgone guidato da un conoscente. Durante l'inseguimento, secondo i carabinieri, Sant'Angelo avrebbe esploso contro Andolfi alcuni colpi di pistola che lo hanno colpito mortalmente al torace. Un omicidio che segna l'epilogo di mesi di contrasti e minacce per il pascolo di ovini tra campagne confinanti. Immediate le indagini dei carabinieri di Paternò, che dopo aver sentito gli amici della vittima e esaminato le immagini delle telecamere, hanno fermato Sant'Angelo anche per porto illegale di arma e tentato omicidio, perché con la vittima c'era alla guida del mezzo un conoscente rimasto illeso. Arrestato a Catania dalla polizia per rapina aggravata, Mirko Natale Fusco, di 32 anni, l'uomo è accusato di aver assalito il 16 aprile e il 10 maggio scorso due gioiellerie, rubando oggetti preziosi e in oro per 220.000 euro nella prima rapina e per 60.000 euro nella seconda. Al centro dell'inchiesta le indagini della squadra mobile della Questura, che hanno permesso di risalire al presunto autore dei due assalti, che ha agito armato di pistole a scoperto, facendo trasparire anche dei vistosi tatuaggi sul corpo. Sarebbe stato il fumo di un sigaro a scatenare la lite tra due vicini di casa nella zona di Valverde, in provincia di Enna. L'aggressore si sarebbe infastidito per il fumo e la lite si sarebbe trasformata in un'aggressione. L'uomo ha tirato fuori un coltellino, ferendo all'addome il vicino. La vittima ha subito un piccolo intervento, ma non è in pericolo di vita, mentre l'aggressore è stato denunciato alla procura. Un ladro di appartamenti è stato arrestato dai carabinieri di Aci Castello, nel catanese, a conclusione di un inseguimento che si è svolto anche in mare. L'uomo, un 52enne, che vediamo in questo video mentre con un grosso masso rompe il vetro di una finestra per introdursi in un appartamento, è stato bloccato grazie alla collaborazione dei bagnanti. Gli investigatori hanno recuperato un sacchetto pieno di gioielli e telefoni cellulari che aveva rubato in alcune abitazioni e che l'uomo aveva lasciato per terra durante la fuga. Accertamenti sono in corso per risalire ai proprietari della refurtiva. L'uomo si è dato alla fuga e poi si è gettato in mare, uscito dall'acqua, ancora in costume da bagno e ciabatte, è stato bloccato e portato in caserma.
Adesso passiamo alla politica. È stato nominato al Presidente della Regione Renato Schifani il nuovo assessore regionale all'economia in sostituzione di Marco Falcone, eletto a Bruxelles, che ha formalizzato le sue dimissioni. Si tratta di un aspetto tecnico, un avvocato amministrativo di grido. Resta in piedi la scelta del nuovo assessore all'agricoltura, settore attualmente retto ad interim dallo stesso Schifani. Mario Iola. Marco Falcone saluta, arriva Alessandro Dagnino. Passaggio di consegna alla Regione per quanto riguarda l'assessorato regionale all'economia. A dare il via al turnover sono state le dimissioni formalizzate ieri dall'assessore forzista Falcone, depositate dopo aver consegnato la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Falcone si è già insediato a Bruxelles e il termine per optare fra gli incarichi era in scadenza. Le dimissioni hanno dato dunque il via alla procedura di nomina e il Presidente della Regione ha firmato in serata e formalizzato questa mattina la nomina di Alessandro Dagnino, un esterno avvocato amministrativista di grido che per ricoprire il nuovo incarico ha presentato a sua volta le dimissioni da componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna e da vicepresidente di Confcommercio Palermo. Dagnino si era già presentato in Commissione Bilancio ieri per prendere contatto, anche se formalmente a rappresentare la Giunta non poteva essere lui, infatti c'era l'assessore Di Mauro. Sui social le prime parole da neo assessore dell'avvocato: sono veramente onorato della fiducia ricevuta al Presidente della Regione e consapevole degli oneri di un incarico così delicato che porterò avanti con impegno e determinazione al servizio del popolo siciliano. Restano in piedi gli altri nodi della Giunta. Si va dalla scelta dell'assessore all'agricoltura, settore scoperto da aprile, ovvero dalla sospensione dall'incarico dell'assessore Luca San Martino. In bilico anche la vicenda del territorio con il turnover di cui si parla da tempo dentro Fratelli d'Italia, fra l'uscente Elena Pagan e la subentrante che potrebbe essere Giussi Savarino. Una breve pausa e poi ancora servizi e notizie. La cronaca ci porta a Messina, dove in prospettiva della riapertura del viadotto Ritiro dopo 7 anni di lavori, da oggi è stato chiuso lo svincolo di Boccetta. Tutto il traffico è stato dirottato su Messina Centro e i disagi si stanno cominciando a vedere, ma saranno tanti anche nei prossimi giorni, perché le auto e pullman dovranno attraversare il centro città. Francesco Triolo. A Messina è iniziato il conto alla rovescia per la riapertura del viadotto Ritiro, previsto per la prossima settimana, ma da questa mattina proprio, in vista di quell'appuntamento, è stato chiuso al traffico in uscita lo svincolo di Messina Boccetta, un'ordinanza, quella firmata dal Consorzio Autostrade, che prevede la chiusura dello svincolo di Giostre e di quello di Boccetta dalle 7 per tutte le auto provenienti da Palermo sino alle cessate esigenze, ovvero fino a quando non si concluderanno i lavori per eliminare la bretella provvisoria che consentì ai veicoli provenienti da Palermo di poter uscire allo svincolo di Boccetta. Il tempo stimato è di 4 o 5 giorni. Nel frattempo tutto il traffico è stato dirottato sullo svincolo di Messina Centro, che dovrà assorbire il flusso viario che prima veniva diviso con altri 2 svincoli. Questa mattina la chiusura alle 10 dello svincolo ha consentito di attenuare gli effetti sul centro città, perché il grosso dei pendolari che fanno la spola con la zona tirrenica e le località balneari era già arrivato in città, tanto che il grosso è atteso per domani e giovedì. Oggi il problema è stato rappresentato dalla gestione dell'arrivo dei pullman di linea, che hanno dovuto compiere un giro particolare per arrivare alla stazione, e questo punto, quello del Viale Europa all'altezza dell'ospedale Piemonte, del restringimento dovuto al cantiere per la realizzazione del parcheggio di interscambio, è diventato quello più delicato da gestire. 4 le pattuglie della Polizia Municipale impegnate su quel tratto per gestire il flusso viario e soprattutto i mezzi diretti al porto. L'itinerario suggerito è quello che da Messina Centro arriva alla via La Farina e quindi verso gli imbarchi, un carico di traffico imponente che attraverserà la città. E c'è un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura, cioè sull'eruzione dell'Etna e la contemporanea chiusura dell'aeroporto di Catania. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa, comunica che le operazioni di bonifica per l'agibilità delle infrastrutture di volo sono state avviate sin dal primo momento e dalla appena si è conclusa la fase eruttiva. Sono ancora in corso, spiega la SAC, le operazioni di bonifica degli aerei contaminati a cura dei servizi manutentivi della compagnia aerea coinvolte. Quindi permane al momento, fino alle 18, la sospensione dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, delle operazioni in partenza e in arrivo per la contaminazione dell'infrastruttura. Dunque l'aeroporto è chiuso almeno sino
alle 18 di oggi. Cambiamo argomento, spettacolo impegno sociale a Vulcano per la 13ª edizione del premio Solidarietà organizzato dall'associazione Iera. Madrina dell'evento, Maria Grazia Cucinotta. Il servizio è di Giusy Lazzaro. Quando lo spettacolo sposa l'impegno sociale, così la 13ª edizione del premio Solidarietà Vulcano, organizzato dall'associazione IERA, che vuol lanciare un messaggio di speranza e di aiuto reciproco in un contesto di divertimento, spensieratezza e spettacolo. Madrina dell'evento, l'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta. Un momento dove c'è bisogno di portare sorrisi e allo stesso tempo di essere generosi. Quindi noi regaliamo spettacolo e loro regalano una piccola offerta per aiutare le famiglie che durante il Covid hanno perso tutto. Donare e offrire un sostegno concreto alle persone in difficoltà. Questa è la mission dell'associazione IERA. Continuare il sostegno alimentare alle famiglie delle Isole Eolie e poi istituiremo due borse di studio per aiutare i giovani eoliani a poter proseguire gli studi universitari grazie alle università telematiche. Sul palco anche Enzo De Caro, Antonello Costa, Cristian Medda, Aldo Dominici e Morena Monaco. Breve pausa e parleremo poi di calcio. Eccoci al calcio. Per quanto riguarda il mercato, sembra in una fase di stand-by il Catania, il Palermo e il Trapani. Messina oggi dovrebbe iniziare il ritiro a Zafferana, ma nel pomeriggio è prevista la protesta dei tifosi. Il servizio. Dopo gli arrivi di Blin e Pierozzi, per il Palermo è il tempo delle uscite. Samuele Damiani dovrebbe raggiungere Silvio Baldini a Pescara, mentre Giuseppe Felle è un passo dal trasferimento alla Cavese. Resta incerto il futuro invece di Brunori. Sul fronte squadra, conclusa la prima fase del ritiro a Livigno, i rosanera sono pronti ad affrontare la seconda parte a Manchester, dove sono previste amichevoli contro il Leicester e l'Oxford. Lavora ad Assisi invece il Catania, che dopo il giorno di riposo seguito alla prima amichevole è tornata sul campo. Domenico Toscano lavora sul 3-4-1-2 sulla costruzione dal basso e le prime sensazioni anche dei nuovi sono per adesso positive. In questi giorni stiamo lavorando molto bene, diciamo stiamo seguendo quello che ci dice il mister, e c'è da lavorare tanto, ma vedo che comunque la squadra è predisposta al lavoro e questa è una cosa molto importante. E, per il resto io Catania, diciamo, è una piazza che si racconta da sola, quindi la scelta è stata molto facile. So che ci sono tante responsabilità, ma fa parte del gioco e quello è il bello del calcio e darò il massimo per questa maglia. A Messina il giorno dell'inizio del ritiro con diversi giovani e qualche over, tra i quali due sotto contratto, Franco e Manetta. Confermato Ortisi, pronta all'ufficializzazione di Pedicillo, ma è anche il giorno della contestazione dei tifosi che chiedono alla proprietà di passare la mano. A Trapani invece, dopo le ufficialità di Bifulco e Marino, oggi sembra una giornata apparentemente di tranquillità. È già stato ammirato da centinaia di sportivi catanesi il più importante trofeo a squadre del tennis esposto a Palazzo degli Elefanti ad accogliere la preziosa insalatiera, cioè la Coppa Davis. In municipio sono stati il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Sergio Parisi, aprendo le porte del Palazzo del Comune ai cittadini che potranno vedere questo trofeo da vicino fino alle 19. L'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con il Comune di Catania. E prima di chiudere vi ricordo il focus di oggi condotto da Lorena Dolci. Si parlerà di attenuanti da Covid, fa discutere la sentenza della Cassazione che ha annullato l'ergastolo per il reo confesso dell'omicidio di Lorena 40, una delle tante donne vittime di femminicidio. Valutare se fosse la pandemia, insomma, è l'indicazione della Corte che ha scatenato però tante polemiche, come vi abbiamo raccontato nei nostri servizi. Lorena Dolci ne parlerà con Cettina Mis del centro antiviolenza, una di noi, e con Agata Agosta del centro Tamaia. La trasmissione è in diretta su Telecoro subito dopo questo telegiornale. Il telefono, il messaggio al 342 7455 005, trasmissione anche in streaming sulla siciliaweb.it. Per me è tutto, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.